In tutti i miei lavori, la location e lo spazio in generale è un protagonista in più, è un personaggio in più. Molto spesso è il vero personaggio della storia, insomma. Un luogo può racchiudere tutti gli elementi drammatici per poter descrivere al meglio un personaggio. Il personaggio che vive un luogo e vive uno spazio in qualche modo gli assomiglia. Vedi Una notte, il mio primo film, in cui appunto questi ragazzi, questi borghesi alla deriva, vivono la notte di Napoli, così come L'innocenza di Clara era ambientato nelle cave di marmo nella provincia di Carrara. Stessa cosa vale per Falchi, per esempio, in cui appunto la location è una Napoli metà strada tra appunto una città italiana e una città orientale, nel caso specifico Hong Kong. Pensando ai documentari, appunto Poeti parla di Roma attraverso la poesia, quindi un documentario sulla poesia attraverso cui racconto una città. L'ultimo lavoro che è stato al Festival di Venezia, Nessuno è innocente, un cortometraggio che racconta attraverso, insomma, una commedia nera, attraverso il luogo di Scampia, appunto, racconta l'animo corrotto di un certo tipo di personaggi della stampa e non solo del nostro paese, insomma. Quindi, così come in tutti i miei lavori, la scenografia, lo spazio è fondamentale, a volte primario, nel videoclip dei Mal è un protagonista assoluto. È una scenografia teatrale in cui sono presenti tutti gli elementi di cui volevamo parlare, che racchiudono poi il senso stesso del videoclip. Ossia la manipolazione, appunto, della nostra vita da parte di elementi, diciamo, fittizi, che però fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Vedi la TV, che da anni, da decenni siamo risucchiati dalla televisione. Vedi questa necessità di doversi piacere e compiacere per forza per poter affrontare la vita. L'elemento dello specchio, della voce, dei marmo, Daniele Ruotolo, che appunto si specchia per tutto il videoclip, la curiosità del batterista di dover scoprire cosa c'è dietro a un manichino, ossia nulla, di volerlo scoprire fino a voler trovare per forza qualcosa di umano e di vitale, che poi è il senso finale dei cuori strappati da questi elementi non necessari alla respirazione e al battito del cuore, appunto, ma elementi che gestiscono le nostre vite in una maniera molto totale. Non sono altre percezioni, bensì è la vita reale che è così, è la vita reale che è qualcosa di assolutamente folle, anormale. Ci dispensa di cose tremende, di notizie che a volte appunto le si legge, le si ascolta e si dice è impossibile che una cosa del genere possa succedere. La percezione del tempo che scorre, appunto, data dall'orologio sul muro di questa stanza, è un tempo che scandisce, insomma, tutta la nostra vita. Non riusciamo a fermarlo, questo tempo. Il tempo della crescita, della vecchiaia, il tempo di dover scrivere una canzone, il tempo di dover realizzare un film, no? C'è sempre questo tempo che entra a gamba tesa in tutta la nostra esistenza. Abbiamo messo all'interno di questa scenografia quello che poi è la nostra vita reale, ossia la vita gestita da altro che è qualcosa di non reale. Vedi la religione, per esempio. Insomma. Il videoclip l'abbiamo girato nella provincia di Caserta, da dove vengono i Malmo.
Dove vivo io ormai da un paio d'anni, ma un luogo in cui c'è una fortissima realtà artistica, culturale, che ti permette di poterti concentrare in quello che poi è il nostro lavoro, nel mio caso fare cinema. Direi un limbo nel senso di, appunto, di che la realtà è un luogo che in qualche modo non si capisce cosa sia. La vita stessa è qualcosa da interpretare e da capire, in tanti casi da accettare. E magari nel caso di questo videoclip è qualcosa contro cui potersi ribellare. I ragazzi dei Malmo a tutto questo si ribellano in maniera violenta. Quindi in maniera umana, in maniera viscerale, in maniera istintiva, alla ricerca di qualcosa di reale, di vivo, di sanguigno, all'interno di un orologio, all'interno di un manichino, all'interno di un televisore, all'interno di uno specchio, ci sarà qualcosa di vitale per cui noi dobbiamo essere costretti a essere schiavi di questi elementi. Se poi nella tua ribellione, nella tua ricerca di qualcosa di vitale all'interno di questi elementi non ci trovi nulla di vitale, probabilmente vivere è stato inutile. È un po' la ricerca dell'utopia, ecco. Essendo il cinema qualcosa che racconta attraverso lo straordinario, che sia Superman, l'Uomo Ragno, o che sia anche cinema, diciamo, più vicino alla realtà, il cinema non lo so, dei fratelli Dardenne, piuttosto che i cosiddetti film neorealisti, che oggi non sono neorealisti, sono film che, diciamo, utilizzano poco l'artificio all'interno, cercano di in qualche modo catturare la realtà il più possibile. Il cinema racconta qualcosa di assolutamente straordinario e quindi è il mezzo grazie al quale noi possiamo credere a tutto. Credere e voler bene anche ad un assassino piuttosto che a un personaggio terribilmente nero, solo ed esclusivamente perché poi alla fine del film noi capiremo che quel personaggio terribilmente nero con il quale ci siamo in qualche modo immedesimati è un personaggio negativo, nella vita reale e quindi abbiamo capito qualcosa. Grazie al cinema noi questo personaggio nero lo possiamo raccontare in maniera totalmente libera e utilizzandolo come grandissima metafora, ecco, quindi il cinema è una grande metafora e mi piace molto questa definizione. Mi piace molto la definizione che attraverso il massimo dell'artificio otteniamo il massimo della realtà. Ed è per me un'ottima frase per poter dire che cos'è il cinema in generale. E nel video di Malmo noi vediamo anche delle immagini in televisione di politici di anni fa, più di 60 anni fa, che immagini che assomigliano terribilmente a quelle che vediamo un po' tutti i giorni nelle nostre televisioni. Se noi doppiassimo il personaggio che inquadriamo nel videoclip, ci mettessimo la voce dei politici di oggi, potremmo tranquillamente crederci. Ecco, direi che in questo momento, per quanto riguarda i miei lavori, il più emblematico è l'ultimo lavoro, Nessuno Innocente, il cortometraggio di un Salvatore Esposito, in cui appunto si racconta di una realtà vista dal punto di vista del nostro protagonista, una realtà completamente vissuta con lo stato d'animo di chi è bombardato da delle notizie fasulle da parte dei nostri media e che si ritrova nei luoghi, in questi luoghi, nel caso specifico Scampia, ed è convinto che siccome tutte le TV, siccome tutte le serie TV, siccome però la serie TV non ha colpe in realtà, perché serie TV è finzione, le testate giornalistiche, le radio, insomma, i media in generale ci raccontano di questi luoghi dove ci sono solo persone cattive, persone che fanno del male. In realtà quello che fa
quello che fa male è il fatto che fa notizia solo il male, per cui a loro interessa solo raccontare che ci sono dei luoghi in cui esistono dei cattivi che si uccidono uno con l'altro, e nei quali se non si è accompagnati da persone che conoscono questi luoghi, insomma, non si può neanche entrare per fare una passeggiata. In realtà sono luoghi meravigliosi, luoghi dove ci sono persone meravigliose. Insomma, in questo cortometraggio che ho fatto di recente, in realtà poi alla fine del lavoro la percezione è un po' inversa, che forse la persona cattiva è quella persona che entrando col pregiudizio ne esce fuori ancora più colpevole. Filosofico, viscerale, io non lo so, perché non sono un filosofo, non ho l'ambizione di essere tale. Io voglio essere una persona che racconta delle storie che possano arrivare al maggior numero possibile di persone e che in queste storie possano intrattenerli e, come dire, piacevolmente farli pensare a volte in maniera però non pesante, ma in maniera piacevole. Se c'è qualcosa di filosofico e viscerale, io ne sono felice. Sicuramente posso confermare che c'è tanto di viscerale nel mio cinema. Soprattutto per il modo in cui affronto la lavorazione e insomma la lunga preparazione alle riprese, le riprese stesse, la post-produzione, cioè il vivere e convivere con le persone e i personaggi che mi accompagnano in questa creazione. Il condividere con gli stessi attori in maniera diretta determinate esperienze che possono aiutarli nella interpretazione anche di un personaggio. E c'è tanta voglia appunto di cercare di captare quella che poi può essere la cosa necessaria da far passare attraverso lo schermo, ossia appunto la sensazione che quei personaggi inventati siano in realtà più reali della realtà stessa. Ecco. La forma breve del videoclip ti permette, rispetto a un cortometraggio, di trascendere la narrazione, come dire, la narrazione, chiamiamola classica, la narrazione canonica, la narrazione del azione, reazione, dover far capire perché un personaggio fa cosa. Con il videoclip si può appunto raccontare, partire da un'idea e attraverso utilizzare le immagini come delle grandi metafore. In questo senso, ecco, siamo molto più vicini al concetto di teatro che di cinema, anche se il cinema questo elemento ce l'ha, però rispetto al teatro e al videoclip magari sono elementi più nascosti all'interno di un'inquadratura, cioè sono simboli che li trovi in una scenografia, ma che magari in una percezione generale li senti, ma se li volessi trovare, scovare o magari volessi focalizzarti su un elemento in particolare, magari non lo trovi. Nel teatro e nel videoclip invece questi elementi, che tra virgolette potrebbero essere anche elementi astratti, li utilizzi quasi come protagonisti, no? Li utilizzi in primo piano, li utilizzi a volte anche in prima persona. Nel caso di questo videoclip, appunto, i veri protagonisti, oltre alla musica, una meravigliosa musica post-rock melodica rara nel nostro paese, rara da ascoltare nel nostro paese. Oltre alla musica, gli elementi in primo piano, i protagonisti sono appunto gli elementi scenici. E quindi la forma breve del videoclip mi permette di raccontare attraverso altre cose, quindi a trascendere la realtà, andare oltre quella che è la realtà.
la realtà. Con Abel Ferrara non solo ho iniziato il cinema, con Abel Ferrara ho imparato a capire che cos'è il cinema, ossia non è qualcosa di solo ed esclusivamente tecnico, anzi è qualcosa che se ti allontani il più possibile da quella che è la tecnica, la conoscenza quasi ossessiva della cinepresa, della telecamera, della videocamera, dei pixel, dei 4K, 3000K, 800.000K, più ti ci allontani, più sei regista, più hai la possibilità di lavorare sulla ciccia, sulla parte necessaria di una narrazione che è l'anima, che non è la forma e basta, ma che appunto la recitazione, appunto il movimento drammaturgico, trovare insieme agli attori, insieme al resto della troupe, gli elementi, i colori, i luoghi necessari per poter raccontare uno stato d'animo. E questo va oltre la conoscenza del mezzo. Ecco, io con Abel Ferrara ho capito che cos'è per me il cinema, e non solo, per me, penso per quasi tutti i registi. Questo Abel Ferrara per me è stato ed è un amico, un grande amico. È stata la persona che mi ha convinto a fare il primo film, la persona che ha spinto affinché io smettessi di fare l'assistente, l'aiuto regia, insomma, come diceva lui, no? Prendi una telecamera e gira, fregatene tutto il resto. È stata la persona che mi ha quasi imposto, mi ha quasi allontanato per potermi stimolare a fare regista. Quindi, oltre ad essere uno dei più grandi registi mondiali viventi, per me è qualcosa di molto più, un grande amico, una persona che non smetterò mai di ringraziare per questo. Io mi porto dietro di questa esperienza con Abel la certezza che quando si vuole raccontare qualcosa non bisogna formalizzarsi, ma bisogna prendere lo strumento con il quale pensiamo e vogliamo raccontare quella cosa e raccontarla, punto e basta. E poi si vedrà cosa succederà. Ecco. Quindi io grazie a lui ho iniziato con un film piccolo che ha avuto un successo incredibile. Se non ci fosse stato lui che aveva, che insomma, con la sua insistenza e con questa sua filosofia del prendi una macchina da presa e gira, qualunque macchina da presa essa sia, io probabilmente oggi non sarei qui, non sarei un regista, non avrei fatto, insomma, tutto questo percorso, insomma.